Vestiti di broccati vivaci, i balestrieri, nella piazza della città toscana, senza tamburi vittoriosi, tentano la sorte di colpire un centro con una freccia medievale. I ragazzi tendono con forza la corda della balestra e lanciano le armi con ansia di amanti. Rapidi ripetono il sortilegio. Ero con te, amore. I colpi sul bersaglio, nello stacco della luce meridiana. La noia dell'attesa per quei servi dell'antica guerra ci dissero che l'uomo non muore. È soldato d'amore, della vittoria continua. Recita così la famosa poesia di Salvatore Quasimodo dedicata ai balestrieri di Sansepolcro e al consueto palio della balestra, una tradizione ormai consolidata per i biturgensi, una cerimonia che ci viene documentata fin dal 1594 con origini probabilmente ancora precedenti. Questa sfida, che si svolge a settembre, vede scontrarsi le città di Sansepolcro e di Gubbio attraverso l'uso di un'arma particolare, la balestra. Si dice che persino Piero della Francesca possedesse una delle 160 balestre comunali presenti a Sansepolcro nel 400. L'attuale poi palio della balestra nasce negli anni 50 del secolo scorso, ma prosegue un regolamento molto più antico, seicentesco, e si disputa insieme alla città di Gubbio. Anche in questo caso siamo in presenza di una tradizione che risale al XVII secolo. Adesso al palio della balestra si tira soprattutto a Sansepolcro in 90, spesso anche 96-97 balestrieri, e comunque anche a Gubbio mai si scende sotto quota 75, insomma è un numero nutrito. Ovviamente qualche decennio fa non era così, i balestrieri erano molto di meno, pertanto era più frequente trovare nell'improprio albo d'oro del palio lo stesso nome più volte, perché ovviamente essendo in meno c'erano più possibilità di vincere. Sta di fatto che comunque sia, e specie nel dopoguerra, Sansepolcro e Gubbio si sono organizzate a dovere e dal 1951 il palio si tira in costume. 1951 è anche l'anno nel quale a Sansepolcro si posticipa la data del palio della balestra, non più la prima domenica di settembre per far posto al Saracino, ma la seconda. L'uso della balestra è da sempre di esclusivo utilizzo maschile, anche se nemmeno troppo tempo fa sembra che una donna abbia partecipato al palio. Il nome di quella donna era Anna Maria Ferrandu. Anna Maria Ferrandu era giovanissima, poco più che adolescente, quando iniziò ad accompagnare i balestrieri di Sansepolcro, anche grazie allo zio, al tempo una figura di spicco all'interno del gruppo, così come ci conferma una persona a lei molto vicina, uno dei suoi figli, Piero Fiordelli. Lo zio di mia madre, che era Andrea Pasquini, che era un soggetto, diciamo, all'epoca conosciuto a Sansepolcro, fra l'altro faceva l'impresario, insomma, una persona particolare, parecchio particolare. Era molto legato, poi insomma, mi piaceva finanziare queste società, queste cose, essere un pochino al centro anche dell'attenzione, quindi. Ma credo che non abbia mai avuto nessun problema, perlomeno non ho mai sentito, ma anche perché poi comunque era tenuta bene, insomma, l'unica donna in mezzo a tutti questi ragazzi, insomma, credo che mio babbo fosse geloso abbastanza di tutta questa situazione, ma insomma questa è una cosa normale, ma insomma voglio dire, a parte quello, credo che sia stata un'esperienza piacevole, perlomeno per quelle poche volte per cui ho sentito parlare, insomma. È una persona molto, molto dolce, molto decisa, carattere particolare, probabilmente le origini sarde del padre suo, insomma, se facevano sentire, insomma, persona tosta, come
era il fulcro della famiglia, fulcro nel senso la parte casalinga della famiglia, diciamo, poi ovviamente c'aveva un marito che era abbastanza, come dire, impegnato su vari fronti, quindi diciamo che ci ha avuto due genitori piuttosto caratterialmente piuttosto forti. Storicamente la mia famiglia era legata diciamo ai balestrieri, nel senso che mia nonna faceva parte della società dei balestrieri, lo zio di mia madre uguale. Ricordo che la mia nonna vendeva i biglietti, insomma, quando c'era il palio della balestra, insomma, il giorno della balestra c'era un bel fermento in casa, insomma, ecco. Vedere una donna tirare con la balestra era tutt'altro che convenzionale, ma l'8 settembre 1954 la nazione presentava Anna Maria Ferrandu addirittura come la campionessa mondiale di tiro con la balestra, e l'anno successivo i giornali rincararono la dose al momento della sua partecipazione al consueto palio della balestra disputatosi a Gubbio. In quel caso, nonostante la vittoria di Gubbio, i giornali scrissero il nome di Anna Maria a caratteri cubitali, soprannominandola l'arciera di Gubbio e innalzandola senza motivo a vincitrice del palio, figurandola, giusto per dare il colpo di grazia, come la donna emancipata che torna a Sansepolcro guidando spavaldamente l'automobile. Ma questo mi viene da ridere, perché poi ci è mai capitato di leggere in posti questi articoli, no? Che ovviamente diciamo che sono stati molto caricati, insomma, poi di vero non è che ci fosse tutto quello che era scritto. C'era il fatto che lei sì partecipava al palio della balestra, c'era sta cosa, diciamo, sta forma di divertimento, penso, niente più di questo. Mi è capitato di leggere questo articolo su sto settimanale, che non ricordo nemmeno che settimanale fosse, e caricarono molto per dare questa immagine di donna così emancipata, cosa che in realtà poi la mia mamma non era, insomma. E quindi si inventarono il fatto, perché era un'invenzione, che aveva vinto il palio della balestra a Gubbio, ma lei non aveva vinto nessun palio della balestra, però per dare risalto alla notizia, che alla fine del palio saltava dentro la sua automobile e poi prendeva la strada giù di Gubbio, tornava giù, cioè la mia mamma non ha mai avuto la patente. La combinazione tra l'inconsueta partecipazione di una donna a un evento esclusivamente maschile come il palio e l'evidente avvenenza di Anna Maria Ferrandu crearono un vero e proprio fenomeno mediatico dell'epoca, ingigantendo la vicenda a dismisura e arrivando a cambiare quanto realmente avvenuto. La rabbia degli ugubini, piuttosto adirati per l'eco che aveva creato questa vicenda, portando seppur fantasiosamente la vittoria a chi non aveva realmente trionfato nella competizione, portò la società dei balestrieri di Sansepolcro a proibire un'ulteriore partecipazione di Anna Maria alla competizione, consentendole però di prendervi parte all'interno del corteo vestita da Madonna. Cioè, non è che ne parlasse molto, penso, perché nel momento in cui lei ha scelto non tanto di chiudere con il palio della balestra, perché poi sono quelle sono cose normali che vanno da sé, ma perché in seguito a quelle vicende lì, diciamo che gli si erano aperte delle prospettive che però lei ha rifiutato, ha tralasciato. L'avvenenza di Anna Maria fu però notata dai produttori cinematografici Ponti e De Laurentiis, che le proposero di entrare nel mondo del cinema, proposta che la Ferrandu rifiutò, preferendo dedicarsi allo scopo della sua vita, la famiglia. Ma come può essere vista la scelta di Anna Maria di prendere parte a questa competizione? Un atto di coraggio o la semplice voglia di divertirsi? Credo che il senso del divertimento in quegli anni lì fosse anche particolare, no? Perché i primi anni 50 significa anche i primi 8-9 anni dalla fine della guerra, insomma, sostanzialmente, quindi era una liberazione, no? Facevi qualcosa che ti interessava, ti piaceva e ti divertivi. Sansepolcro può definirsi oggi città del palio della balestra perché ha sempre legato la sua storia all'uso di quest'arma e perché alcuni suoi concittadini si sono distinti come balestrieri nelle armate più famose d'Europa. In via Fonte
Ha sede oggi la Società dei Balestrieri di Sansepolcro, che tramanda la tradizione del tiro con la balestra grossa, con la quale nel Medioevo e Rinascimento si organizzavano dispute volte ad addestrare gli abitanti del borgo, in modo da impiegarli nelle difese in caso di assedio. Con l'uso delle armi da fuoco, le balestre scomparvero, ma a Sansepolcro e a Gubbio la tradizione non si estinse, anzi continuò attraverso le sfide che nel comune Biturgenze si svolgono la seconda domenica del mese di settembre. Il rapporto fra Gubbio e Sansepolcro è diventato sempre più stretto, tanto che dal 1999 la Società Italiana Brevetti ha riconosciuto il marchio registrato Palio della Balestra, che appunto come tale non deve essere ripreso da nessuno, cioè le tre parole consecutivamente né come coda né come parte iniziale di una dicitura non possono essere usate consecutivamente. Quindi Palio della Balestra appartiene soltanto a Gubbio e a Sansepolcro. Palio della Balestra è soltanto l'ultima domenica di maggio a Gubbio, la seconda domenica di settembre a Sansepolcro. E questo è uno dei tanti passi che le due città hanno compiuto in questi ultimi anni. Il palio oggi si è trasformato in una rievocazione storica che inizia al mattino con l'araldo a cavallo, accompagnato da tamburi e chiarine, che legge nei quattro quartieri della città il bando di sfida ai balestrieri e gubini. Il pomeriggio le due squadre si riuniscono in cattedrale per la benedizione delle armi. Poi, mentre le campane suonano nella città e i tamburi rullano, i balestrieri di Gubbio e Sansepolcro fanno il loro ingresso nella piazza Torre di Berta. Dopo lo scambio di saluti tra i capitani delle due squadre, nella piazza risuona l'antico grido: «Che si balestri il palio, secondo consuetudine, con virtude ed onestate». L'araldo chiama i balestrieri al tiro e i colpi sul corniolo si succedono uno dopo l'altro finché quest'ultimo, rivestito di verrette, non viene esaminato dalla giuria che determinerà il vincitore. Nell'attesa entrano in piazza anche gli sbandieratori per donare spettacolarità all'evento, così come il corteo storico di signori e madonne che fanno da cornice alla gara. Anna Maria Ferrandu si appassionò a questo mondo, che per molti oggi è affascinante, che riconduce la mente a tempi ben lontani, ma nei quali Sansepolcro era all'apice del suo splendore. Ho solo questo ricordo, questo non è il ricordo, queste immagini di mia madre che tira quella balestra, sono delle foto che ho e mi fanno anche tenerezza sostanzialmente, perché cioè, io la mia mamma la vedevo insomma come una persona, cioè era mia mamma, quindi vederla a 18 anni, 17 anni con quel sorriso è una cosa ovviamente che è piacevole. Una storia che a distanza di secoli riesce a raccogliere intorno a quella piazza centinaia di persone che, seppur per motivi diversi, assistono con partecipazione a una delle competizioni storiche più interessanti e appassionanti d'Italia.